Salve a tutti ragazzi, con una volta bentornati sul canale di OnTrip, bentornati in un nuovo tutorial di, diciamo, Elden Ring. Ragazzi, sono ancora qua nel luogo di farming, perché vi faccio vedere adesso come farmare rune in modo facile, anche se siete tipo livello 1. E basta arrivare tipo qua, in questo punto qua, che è tipo, credo che questa sia tipo la zona chiave di tutto l'universo di Elden Ring. Però tramite un bug, un glitch, attenzione, è barare, è truccare il gioco, è rompere il gioco, è qualcosa di non previsto, lo ripeterò fino allo sfinimento. Se volete giocare onestamente, non fatelo, venite qua, ammazzate il tipo là con la freccia, ammazzate gli albinauri e farmatevi in maniera onesta. Se invece non volete farmare in maniera onesta, ma volete farmare in modo veloce, senza troppi cazzi e mazzi, senza né troppi né se né ma, non ve ne frega niente. Prendete il cavallo, venite qua e cercate di scalare questa montagna con il cavallo. Allora, ci sono un paio di salti difficili da fare, ma il resto è tutto in discesa. Allora, prima di tutto dobbiamo cercare di salire su questa montagna qua. Ok, eccoci qua. Oh, finalmente. Ok, una volta che siete arrivati quassù. Ok, adesso c'è il salto più difficile di tutti da fare, perché dovete arrivare là. Ok, tipo così. Ah, merda, quasi. È qua, ok? Questo è il salto più difficile, questo è il salto che vi fa dannare di più di tutti, raga. Ok? E questo è il salto difficile, perché comunque non ci state su anche. Quindi cercate di farlo, adesso vi faccio vedere che ho avuto culo praticamente. No, ce l'ho fatta ancora, va bene. Mazza, sono un pro. Poi dovete saltare su questo cornicione qua e arrivare dall'altro lato. Ok, spammate sempre il salto, ragazzi, e tenete sempre l'analogico verso la montagna, perché altrimenti risulta difficile, ma con un po' di allenamento ce la potete fare. Una volta che siete arrivati qua è tutto in discesa, perché basta saltare qua, scalare tutta la montagna, arrivare fin qua, ok, proprio tutta, 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 e arrivare fino a questa specie simile cornicione qua. Una volta che siete arrivati qua, allora io consiglio, prima di fare tutto l'ambaradan, di mettervi lo scarabeo d'oro se l'avete trovato, e comunque aumenta le rune assorbite dai nemici sconfitti. Assolutamente qua questo vi serve. Vabbè, comunque se non l'avete non è proprio così fondamentale, vi faccio vedere che ne arriverà un botto lo stesso. E comunque per massimizzare il tutto potete anche decidere di mettervi una zampa di gallina qua in salamoia, adesso non mi ricordo cos'è. Ok, quindi adesso guadagnate un botto di rune. Poi vi dovete lanciare nel vuoto. Sì, avete capito bene, nel vuoto. Lanciamoci nel vuoto, ok? E attaccate ogni tanto, ok? Attacco leggero, solo attacco leggero, ragazzi. Ogni tanto, quando volete voi, cioè proprio tipo, potete aspettare anche 10 secondi, poi tac, attaccare ancora, no? Potete aspettare un altro po' e poi attaccare ancora. Oppure spammare direttamente l'attacco, così siete sicuri, proprio spammatelo. E vedete che comunque non morite. Attenzione, se non attaccate prima o poi morite. Quindi è per quello che dovete attaccare. Cioè, il glitch funziona proprio così. Cioè, questo bug. È un bug o un glitch? Non ho mai capito, vabbè, cos'è. Però vi faccio vedere che facendo così, in questo modo, arriveranno, ragazzi, un botto di rune. Guardate in basso a destra quante cavolo di rune che arrivano. Va bene, segnerà tipo 1000, 2000, adesso non mi ricordo quante. Però tipo ne arrivano tipo quasi 20.000 o forse più di 20.000, scusate, più di 200.000, non 20.000, che cazzo, più di 200.000, non sto scherzando, guardate. Ci vuole un po', però, purtroppo, senza lo sforzo, questo è. Che 200.000, ok, ne arrivano 3.000, ma in realtà, bam! Guardate là, ne sono quasi arrivate 200.000 rune. Ora, se insistete ancora un po', ne arrivano un altro po', però arrivano proprio quelle che sono scritte, non ne arrivano di più, guardate. Ecco, hai altre 3.000 gratis, perfetto. Siamo arrivati a... Siamo arrivati, signori... Ah, no, forse un po' di più ce ne date. A 200.000 rune, non abbiamo fatto una mazza di niente. Per tornare adesso, come prima, vi teletrasportate alla Grazia. E avete le vostre 200.000 rune, belle belle impacchettate. Oh, ragazzi, non vi rimane altro da fare che ripetere il tutto. Vi faccio vedere che se ripetete funziona ancora. Ah, qua adesso l'ha messo sto coso, bastardi. Ok. Poi andate qua, saltate sul cornicione, andate dall'altro lato. Here we go. Risalite qua. Oh,
Probabilmente le prime volte direte, cazzo, ma come fa a saltare lì? Io non ci riesco. Fidatevi, è questione di allenamento. Saltate lì, provateci, riprovateci, riprovateci. Prima o poi vi verrà proprio naturalissimo e ce la fate in scioltezza. Se non volete fare questo, adesso noi non usiamo la zampetta qua, proviamo solo così. Anche il doppio salto va bene, cioè, anche se vi buttate non è un problema, cioè anche se scivolate giù qua non morite mai. E vi faccio vedere comunque adesso funziona anche ripetendolo, potete farlo tutte le volte che volete, potete farlo 50.000 volte e vedrete che funziona. Ah, mi ripeto ancora l'ennesima volta, se volete giocare onestamente non fatelo, questo è solo un video dimostrativo, ok? Vabbè, io adesso le rune che ho guadagnato in questo modo, vabbè, mi faccio dei livelli lo stesso, però me li farò, dai, non li voglio buttare in realtà, non mi voglio suicidare anche perché ho la runa di coso attiva lì, la... come si chiama lì, la runa maggiore, quindi non vorrei sprecarla e buttarla, vabbè, niente. Beh, alla fine dei conti me le tengo, dai. E... però insomma, se volete giocare onestamente non fatelo. Ammazzate il coso lì giù con la freccia, ammazzate gli albinauri e farmate in maniera onesta. Se non volete proprio rompere il gioco. Però, se vi rompe le palle... guardate qua. Bam. Praticamente sono 150.000 che sono arrivate, più o meno. 140.000 che sono arrivate così alla cazzo. E niente. Vabbè, detto questo, che sto qua, ragazzi, era solo tipo un video dimostrativo. Adesso noi torniamo direttamente qui alla strada tortuosa verso il palazzo e guardiamo che noi abbiamo, in teoria, bam, le nostre 100, le nostre 343.000 rune. Potete tranquillamente ripeterlo per arrivare a 500.000 tranquillamente nel giro di quanto ci abbiamo messo. Vabbè, siamo a 7 minuti e abbiamo fatto anche le chiacchiere. Cioè, quindi... veramente rompe il gioco sta cosa, rompe letteralmente il gioco. Quindi io vi ringrazio ragazzi per aver seguito questo tutorial, glitch, bug, quello che volete, lo trovate comunque spammato anche nei vari altri canali YouTube. E niente, noi ci vediamo alla prossima, da Leon Trip è tutto ragazzi, like, commenti, condivisioni se vi è piaciuto e ci vediamo. Ciao ragazzi!